No, chiedevamo se ce la facciamo a riportare il manto dei liberati agli antichi fasti. Io non lo conoscevo prima, non so com'era, mi hanno raccontato che era un campo di tutto rispetto. Come vedete stiamo lavorando, nei giorni che il campo non è utilizzato, lavoriamo 24 ore per far sì che questo campo torni ad essere uno tra i primi in Italia come manto erboso, ma non solo il campo, come avete visto i lavori sono fatti anche nel retroporta, sotto la curva San Martino, all'entrata nel retroporta dell'altro lato, quindi tra la curva... Sotto la curva est, quindi stiamo lavorando a pieno ritmo, come avevamo promesso quando siamo arrivati. Questa è la casa dei Ternani e la casa dei Ternani deve essere bella, deve essere assolutamente bella. Mi dicono che lunedì arrivano anche le panchine, quindi abbiamo completato il lavoro delle panchine. Prossima settimana ci saranno tre belle novità che riguardano probabilmente il closing definitivo, che riguardano il trasloco della nuova sede, e perché no, siamo addirittura ad arrivo anche con la convenzione dello stadio, visto che anche l'amministrazione comunale si è resa conto che quello che stiamo facendo, insomma, è di tutto rispetto. Quindi il closing per la prossima settimana ci dà questa... Non è sicuro, ma stiamo lavorando per questo, siamo in dirittura d'arrivo. Scaramanticamente non diciamo che è fatto, ma siamo in dirittura d'arrivo. Oggi ho avvisato il padron che molto probabilmente prossima settimana avremo il sigillo per poter dire che siamo proprietari al 100% come Università Niccolò Cusano di questa prestigiosa società. Oh, il trasloco invece nella nuova sede come procede? Il trasloco, per la gioia dei miei collaboratori, verrà fatto tra sabato e domenica, quindi utilizzeremo il fine settimana per trasferirci nella nuova sede. Non saranno ancora pronti i lavori dell'esterno, sono ultimati i lavori all'interno della sede, non quelli all'esterno che sarebbe l'entrata su via della Bardesca, ma presumo che nel giro di una decina di giorni saranno completati anche quelli. Insomma, diciamo che la prossima settimana al ritorno dall'Assemblea di Lega a Milano, che è martedì 7, insomma, da mercoledì a venerdì ci saranno un po' di novità da chiudere. Sì, anche lì credo che siamo veramente poco distanti. La convenzione? Sì. Assolutamente. Silicia più capillo, quindi. Sì, questa è sabbia silicia e sabbia di Lapillo, che è una sabbia lavica, vulcanica, che non si compatta neanche col cemento. Quindi questa serve sotto per dare... Per dargli più morbidezza e renderlo più drenante e lavorarci meglio più che altro, perché sono sul duro. Sono delle zone... No, mo per il momento stiamo facendo solo questo. E abbiamo un attimino reso un pochino più calpestabile l'aria dove si entra. Abbiamo traseminato e messo la sabbia silicea, l'unica... autorizzata dalla Federazione Italiana del Gioco Calcio. Silicea, giusto? Silicea, sì. AF25, perché per essere più precisi, certificata. Andremo a ricercare ora. Certo, sì, sì. No, ma è giusto che, perché è l'unica sabbia che può... Onde evitare casini a sì. livello anche... No, la sabbia di fiume, più che altro, non può essere usata sui campi da calcio, per cui è vietata proprio. E poi abbiamo messo un insieme che... germoglia d'inverno con non è una classica foglia, ma bensì va zonalmente, si allarga per renderlo più... Questo all'interno del campo, chiaramente. Questo all'interno del campo. Invece ci spiega un secondo cosa state facendo qua in fondo? Qui stiamo rizzollando, abbiamo reso calpestabile e liscio come una tavola da biliardo tutto qui. Metteremo i big roll per renderlo tutto bello verde, per fargli fare tutta la fase difensiva alla squadra. Senza sfruttare il manto erboso del campo, anzi per evitare di andare pure sul sintetico che magari è chiaro. Gli realizziamo la stessa aria all'esterno del campo. C'è spazio, lo sfruttiamo, poi piano piano cercheremo di allargarci. Senta, la durata di questi
Questo da domani mattina alle 7 iniziamo a stendere i rotoli, a srotolarli, li uniamo uno con l'altro e da martedì possono già lavorarci. Di quanti? Vedo un sacco di, come dire, di sì, balle, tra virgolette. Saranno di come? Chili totali di tutto ciò? Cioè a vederli così. Quasi a 2000 metri. Ecco, 2000 metri. Un'area di 2000 metri quasi. Quindi gli basta, è pure troppo. Tecnicamente, quindi voi siete coloro che si occupano del campo, giusto? Da qui fino a fine stagione? Sì, darò una mano io in primis per il dottor Ranucci, che... A questo punto è inevitabile se ci può dire nome e cognome, giusto per... Mio? Sì, sì, se Sergio Cordaro. Ok. Cordaro? Sì. Ok. Poi invece all'intervallo, quando ci sarà la sosta di dicembre, interverremo con un altro tipo di sabbia che è di colore verde, anche quella autorizzata UEFA, e si rifarà un'altra trasemina per cercare di tornare numero uno come campo, no? Una volta mi ricordo che era già numero uno. Davamo la fornitura al comune. Ah, quindi già a suo tempo... Era... Sì, era il campo più bello che c'era in Italia, in assoluto, perché... ma proprio in assoluto. Cascavanago lo vedevi addirittura, ricordo i vecchi... Prima che vendevano le zolle. Prima che vendevano le zolle. Ce la facciamo a riportarlo agli antichi fasti? Deve tornare agli antichi fasti. Perché Terni merita poi, tra l'altro, che voglio dire, la società, il presidente è ambizioso e quindi vuole tutto alla perfezione, e cerchiamo di dargli almeno questa soddisfazione di dire... Ha già lavorato lei con questa società prima? Sì. O è la prima? Sì. Sì. Quindi hanno già provato, insomma. Sì. Bene, grazie.